video. Oggi la seconda puntata finalmente di Pazza per la spesa. Allora, come vedete qui ho uno zaino, abbiamo tantissime cose di cui parlare, ma la prima di cui voglio parlare sono i coupon. Perché moltissime di voi mi hanno chiesto dove si trovano questi coupon, dove li posso prendere. Allora, vi dico già che i tempi, diciamo, gioiosi e felici, pieni di coupon interessanti, sono finiti, purtroppo, però da qualche parte si possono ancora prendere. Allora, vi ribadisco, vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Risparmiando, non perché ci guadagno qualche cosa, assolutamente, ma perché è un gruppo veramente molto valido se volete entrare in questo mondo, perché lì trovate veramente tutte le informazioni che vi servono, sia per quanto riguarda i concorsi di cui abbiamo già parlato, adesso ve ne farò vedere degli altri a cui ho partecipato, sia per quanto riguarda i coupon. Io l'unica cosa che vi voglio dire praticamente è questa cosa qui, cioè non è che lì c'è il segreto, voglio dire, vi dico che li potete trovare tantissimo sui siti delle varie aziende, per esempio sul sito della Mulino Bianco, rispondendo a dei sondaggi e facendo delle cose, nel sito si accumulano dei punti, si possono scaricare, nel sito di Desideri Magazine si possono scaricare, stampare, e, alcuni anche qui ci sono i regolamenti da leggere, perché per esempio in questo caso vogliono, i negozi accettano solo quelli stampati a colori, quindi dovete stampare a colore, mentre invece altri possono essere stampati anche in bianco e nero. E Desideri Magazine vi manda anche una rivista, no, è Victoria, che è per le signore, diciamo, più grandi, ma comunque per le signore, arriva a casa una rivista e dentro alcune volte ci sono inseriti dei coupon. L'ultima volta c'erano 28 euro di coupon per prendere prodotti generale, sempre comunque per la cura della persona o sembra della casa, scontate. Oppure Desideri Magazine si possono stampare, non si possono fotocopiare i buoni. Il buono va stampato, se il buono può essere stampato una volta sola, si stampa una volta sola e boom. Poi ci sono anche i coupon sul sito di Buon per Tutti, che è del Corriere della Sera, e anche sul sito Sconti. Bisogna registrarsi e poi da lì si possono stampare. Bisogna mettere nominativi veri, perché su Buon per Tutti no, ma su Sconti viene scritto il nome e cognome della persona sul buono. E in più potete anche invece su Buon per Tutti, l'ultima volta, adesso sinceramente non so, dovremmo leggere, comunque fino all'ultima volta che l'avevo stampato io si potevano stampare in bianco e nero. Non tutti i supermercati accettano i buoni, quindi è buono appunto iscriversi anche al gruppo Facebook Risparmiando, perché lì ci sono altre persone, e quindi cosa succede? Che tra tutti quanti si riesce a capire dove li accettano, dove no, su, in che modalità, perché ci sono supermercati che li accettano sulle offerte, altri che invece no, quindi cioè, è tutto abbastanza complicato. Comunque, se cioè, complicato nel senso che non è tutto in lì, tutto uguale per tutti, ma bisogna vedere, ogni catena decide a modo suo, come preferisce, quindi bisogna comunque o telefonare per avere la certezza propria, oppure andare facendogli vedere, chiedendo, volevo sapere se accettate questi buoni e glieli mostrate. E loro vi diranno sì sui prodotti in offerta, sì ma non se il prodotto in offerta, no assolutamente no, non li vogliamo nemmeno vedere. E dovete anche fare attenzione a come li usate, perché non è tutto così, bisogna
se sul buono c'è scritto valido sull'acquisto di due prodotti, non potete prenderne uno solo. A parte il fatto che in tante catene, tipo il Bennett, ho visto io, se sullo scontrino non c'è quello che chiede il buono, non vi passa proprio. Non è che, però invece magari in altri non è così accurato il computer, perciò per andare bene e usufruirne tutti bisogna usarli nel modo giusto, nel modo corretto. Quindi questo era quello che riguardava i coupon. Avevo comprato un porta coupon che però al momento non riesco a trovare. Se lo trovo vi lascio delle foto qua così almeno ve lo faccio vedere. E praticamente, e se lo trovo su Amazon anche vi lascio il link in info box, così se vi interessa lo potete andare ad acquistare lì. Comunque, e praticamente li mettevo lì dentro così in modo da averli tutti in ordine di scadenza, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, cioè, volendo, mi ero organizzata bene, era veramente stupendo. Adesso diciamo che di coupon, come vi dicevo, non è che ce ne più tantissimi, o meglio, ci sono, però personalmente io sono cose che non compro, di conseguenza non li uso. E quindi diciamo che sì, ci sono, però sono su cose che io non uso. E preferisco fare i concorsi. Concorsi questi qua con premio certo o i provami gratis che comunque ti rimborsano quello che tu hai speso per aver comprato quel prodotto lì. Oppure che comunque ti danno un buono spesa, magari pari anche all'importo di quello che tu hai comprato. Così comprando il detersivo avrai, ovviamente non subito, ma bisogna avere pazienza perché ci mette comunque un po' ad arrivare, 2, anche 3 mesi, delle volte anche 4 o 5, però poi si riavrà comunque i soldi indietro, quindi quel mese là poi si compreranno delle cose senza pagarle. Allora, parto subito con il primo concorso a cui ho partecipato in quest'ultimo periodo, da quel video praticamente ad ora. Ovviamente non è che uno partecipa sempre, cioè non è che tutti i volantini sono pieni di partecipazioni, e comunque certe volte hai già partecipato, magari si può partecipare solo una volta a persona, di conseguenza anche se poi sarà su un altro volantino non si potrà più partecipare. Io per adesso posso fare due partecipazioni, una a nome mio e una a nome di Maurizio. Di conseguenza, nelle cose in cui ci sono le limitazioni di partecipazioni, facciamo sempre solo due, che comunque va già bene. Allora, partiamo con il primo che vi faccio vedere questa volta. Allora, la prima promozione di cui vi voglio parlare è questa qui del Nibbio, il primo concorso. Praticamente diceva: acquistando 10 euro di prodotti Nibbio riceverai 5 euro di buoni sconto. Io li ho già ricevuti, li mandano praticamente quasi subito, al giorno dopo che avete registrato lo scontrino, sull'email, poi voi li dovete stampare. Sono su altri prodotti Nipiol, su biscotti, pastine e cereali, sugli omogenizzati di frutta o di carne, e anche sul latte. E niente, quindi io cosa ho fatto? Ho preso 4 pacchi. Ho fatto due scontrini, ho preso 4 pacchi di biscotti che Pia comunque li mangia nel latte anche così da sgranocchiare. Poi non mi ricordo quanti, mi sembra 6 confezioni di omogenizzati di frutta per ogni scontrino. Erano in offerta al Gulliver e niente, ho partecipato lì. Lo scontrino l'ho caricato subito. Il giorno dopo mi sono arrivati i buoni sull'email e io me li sono stampati. Quindi per adesso Pia sta consumando questi prodotti. Appena li troverò in offerta,
andrò a prenderli usando i coupon e quindi così li pagherò di meno. E comunque lei li ha omogenizzati di frutta e i biscotti soprattutto e il latte, perché adesso sta bevendo al latte 3, quindi va benissimo anche se proprio sono divisi proprio per categoria e tipo qua in fondo sono quelli per il latte. Quindi io le ritaglierò e quando poi sarà le andrò a prendere, sia sul, anche a prezzo intero, se mi serve comunque lo pago 50, 20 centesimi in meno. Invece 50 centesimi in meno è sulla confezione di latte 2 in polvere. Comunque vi dico, sono arrivati subito, quindi perfetti. Veramente molto buona come cosa. Poi, sempre che ho partecipato un po' di tempo fa, è Fairy. Fairy è praticamente questo concorso, sempre che vi lascio qui l'immagine, praticamente ti rimborsiamo quello che spendi per comprare un pacco di Fairy monodose. Io ho preso questi qui. Questo qui Tooth Plus, perché come vi avevo detto l'altra volta, l'avevo già provata e ci siamo trovati bene. E questa confezione l'ho presa al Bennett, era 56 pastiglie e costava 9,99 euro. Quindi loro mi rimborseranno 9,99 euro. Anche qui ho fatto due scontrini, uno per me, uno per Maurizio. E niente, comunque sono buone. Si sciolgono bene, non lasciano residui e quindi sono molto molto contenta, molto soddisfatta. E perciò per questo l'ho prese, una bella confezione gigante, tanto noi le usiamo e niente, in più ricevo il rimborso. Poi sono andata al Bennett per quanto riguarda la roba della scuola. Sapete che vi ho detto in un altro video, nel Back to School, che ho preso appunto lo zaino a Giada e gli astucci ai bambini. Li ho presi al Bennett perché? Perché sugli zaini e sugli astucci e anche sui diari, ho preso anche il diario a mano, ma al momento ce l'ha lui e quindi non ve lo posso far vedere. Fanno questa promozione che ormai nel periodo di scuola in realtà fanno quasi tutte le grandi catene, cioè che se tu prendi lo zaino, loro, o l'astuccio, o il diario, loro ti ridanno il 40% in buoni sconto. Quindi ho preso lo zaino nuovo per Giada e gli astucci che vi ho già fatto vedere là, ma ve li faccio rivedere anche adesso. Sono astucci così a tre cerniere, questo qui di Gabriele, poi di Giada e poi c'è anche quello di Sabrina, adesso lo prendo. E quello di Sabrina, sono tre cerniere, sono già completi di tutto, apre, cioè costavano 30 euro, loro me ne hanno rimborsati all'incirca 15, un po' meno di 15 perché è il 40%, quindi e niente, quindi vado sempre a prenderli lì. In genere vorrei non farglieli cambiare tutti gli anni, però con questa cosa qui cerco di, cioè, glieli faccio cambiare, insomma. Ovviamente se riuscissero a rimanere intatti gli astucci eviterei volentieri. E niente, quindi volevo farvi vedere appunto che grazie a questa cosa qua, che userò prossimamente, penso, ho un buono da 29,90 euro su spesa di 50 da spendere entro il 4 novembre. E poi invece ne ho un altro che è il primo, che è quello dello zaino, da 37 euro sempre su una spesa di 50, sempre entro il 4 novembre. Quindi diciamo che comunque su una spesa di 100 euro, perché 50 e 50, comunque non ne devo mettere più di 60,
66,90 € sono di sconto, grazie a questi coupon, grazie al fatto che ho preso comunque lo zaino e gli astucci che comunque gli servivano. Sicuramente quando farò questa spesa qui faremo un video a parte, vi farò vedere comunque. Non si possono cumulare tra di loro e non si possono cumulare su altri buoni che vanno a scalare il totale della spesa, mentre invece si possono usare insieme a buoni tipo questo, azioni di succhi di frutta. Ora, in realtà su questo qua di Lines, non lo so, comunque, su con questo sicuramente. Penso di sì, perché alla fine. Comunque si possono usare insieme a quelli che scalano il prezzo, che ti scontano in pratica il prezzo dei prodotti, ma non quelli che ti scalano poi alla fine il conto finale. E niente, quindi presto penso che li userò comunque. E quindi questa qua comunque è una buona cosa per risparmiare un pochettino, perché intanto si accontentano così anche i bambini, visto che comunque magari vogliono lo zaino del loro personaggio preferito e che non è che costano proprio pochissimo. Uguale come per gli astucci o il diario di Manuel, che è un semplice diario, ha preso il diario di Bastardi dentro. Quindi, cioè, capite che alla fine. Così accontento loro, ma nello stesso tempo posso fare la spesa pagandola di meno e comunque risparmiando. Perché normalmente se voi andaste a comprare questo zaino in qualsiasi altro posto non vi darebbero un buono sconto indietro da spendere poi come sulla prossima spesa. Quindi secondo me è un'ottima opportunità per cercare di risparmiare un pochettino. I buoni sconto poi sono utilizzabili, sono validi fino al 31 di dicembre, quindi ho ancora un pochettino di tempo per prendere le cosine a Pia. Ok, adesso passiamo alla prossima. Questa qui invece l'ho fatta ieri e praticamente di nuovo Nivea, sempre compri 15 euro, ti rimborsiamo 15 euro. Però, a parte il fatto che già l'altra volta avevo fatto una scorta di bagnaschiumi pazzesca, quindi ho detto va bene, lo rifacciamo anche questa volta una partecipazione a persona. Per adesso ne ho fatta solo una che farà a nome mio, quella a nome di Maurizio, vedremo quando farla. Ho preso cose diverse, intanto per provarle, perché comunque che diciamo questa opportunità che ti danno di prendere i prodotti e essere rimborsati è anche per farteli provare, perché sennò magari tu dici no, quello lì non lo provo, non mi va, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, allora proviamo cose diverse, quindi bagnoschiumi che non ne avevo mai presi e invece questa volta qua ho preso una crema corpo aloe idratante 48 ore rinfrescante idratazione per pelle normale o secca da 250 ml. Adesso vi dico il profumo buono e l'ho presa perché comunque Giorgia è ultimamente un po' in fissa con queste creme corpo e comunque vorrei provare a metterla anche io perché non deve essere male, magari la mia pelle ringrazia anche un pochettino. E poi, siccome erano in offerta, ho cercato di prendere le cose che appunto erano in offerta. La crema corpo era in offerta utilizzando la tessera di Tigotà. Mentre invece queste acque micellari che vi farò vedere erano in offerta e basta. Ho preso. Ti sei fatto male, Gabri? Ho preso per Giorgia perché quella è quella che si trucca qui dentro. Io, come vedete, non sono quasi mai truccata. Ho preso questa Micellar Skin Breath
Professional acqua micellare bifase, riossigena la pelle per trucco waterproof e long lasting, ideale per le pelli sensibili e 400 ml senza risciacquo, senza profumo. Ve lo faccio vedere, no, un pochettino più vicino, ok. E poi ne ho prese altre tre. Allora, Urban Skin Detox, acqua micellare purificante, detergente 3 in 1, e poi rimuove il make-up, deterge in profondità e rimuove il sebo in eccesso, purifica la pelle dall'inquinamento, sempre da 400 ml. Questa qui è per pelli grasse e miste, ve la faccio vedere da vicino. Poi, Micellare Skin Breath, acqua micellare extra delicata, sempre riossigena la pelle per pelli sensibili, 400 ml, praticamente uguale all'altra. Ma no, profumo. Bah, non sento niente. Comunque, no, perché c'è scritto senza profumo, non può avere profumo. Comunque questa qua. Proviamo a sentire se questa qui mette profumo. Sì, ma poco. E poi l'ultima che ho preso, vi lascerò comunque sempre il tagliandino qua di fianco della promozione, Micellare, sempre questa qui invece idratante per pelli normali, sempre 400 ml. E niente, quindi questi qui sono stati i prodotti che abbiamo scelto questa volta, queste acque micellari, per partecipare di nuovo a Nivea. Ho preso appunto altre cose perché non aveva senso prendere di nuovo bagnoschiumi che ne abbiamo già tantissimi. Quindi ho preso qualcosa di diverso, visto che Giorgia comunque si tocca e si strucca, e che adesso è diventata un po' in fissa con queste creme corpo che volevo provarle anche io, ho detto ma sì, prendiamo queste. Prossimo, adesso ho già visto che è una novità, che poi adesso, cioè, ho visto il volantino nuovo di un supermercato, di un negozio che adesso vi farò vedere, e c'è praticamente anche lì, perciò andrò poi a vedere se c'è in offerta qualche cosa che magari mi può interessare, altrimenti aspetto ancora un po'. Questo qui l'ho fatto da Tigotaio, perché sono in offerta appunto le acque micellari da Tigotaio. Poi passiamo subito a questo. Allora, ha Iper Soap nel volantino che è appena finito praticamente. Quindi è da poco che l'ho fatto, cioè che ho ripreso, e che ho visto appunto questa cosa qui, che sul volantino finale di Iper Soap ci sono queste promozioni che non sono niente male. Diceva: se acquisti 8 euro di prodotti Nuvenia, noi ti diamo appunto uno sconto da 3 euro. Siccome gli assorbenti qui li usiamo parecchio, ho fatto multiplo, quindi ho acquistato 16 euro di prodotti Nuvenia e loro me ne hanno dati 6 di buono sconto caricato sulla tessera. Tanto, voglio dire, gli assorbenti li dobbiamo usare. Ora io no, perché sto allattando Pia, però ahimè, in casa c'è qualcun altro che li usa, e poi comunque prima o poi tornerò ad usarli anche io. Perciò ho preso 6 confezioni di questi qui Nuvenia sottile 16 normal con ali, e sono la confezione appunto da 16. Ce la faccio, eh? Ce la faccio. E poi ho preso altre 6 confezioni di questi qui, però di Nuvenia sottile 10 notte con ali. E niente, noi preferiamo quelli con le ali, io da sempre li uso perché stanno più fermi, mi piacciono di più come stanno sulla mutandina, e quindi abbiamo fatto un pochettino di scorta di assorbenti, che tanto non fanno mai male, perché appunto
Lisia. E adesso passiamo all'ultima, all'ultimo concorso che ho da mostrarvi per questa volta, che ho appena fatto, sono proprio andata a comprarli ieri. Vi faccio vedere, ho fatto 5 scontrini, sono andata al Bennett e praticamente non li ho fatti tutti uguali, adesso poi vi farò vedere quello che ho scelto. Allora, di uguale per tutti e 5 c'è la chiappa colore della Grey, perché il concorso è praticamente che se compri le Dixanduo Caps o Dix e la chiappa colore, loro ti rimborsano quello che hai speso. Quindi in tutti ho preso la chiappa colore, perché sennò non me li rimborsavano. E io in realtà non li non li uso, non li ho mai usati, però devo dire che per buttare in lavatrice un po' tutto assieme potrebbe essere un... cioè io non l'ho mai fatto, io ho sempre diviso i colori, infatti mia sorella mi prende in giro perché faccio tutto diverso. E però qui dice che appunto evita gli incidenti di lavaggio, quindi consente bucati misti e quindi potrebbe essere un'idea, perché protegge la brillantezza dei colori, previene l'ingrigimento, evita il deposito dei residui di sporco, è efficace a tutte le temperature. Quindi ero comunque curiosa di provarlo per vedere se posso risparmiare un po' di tempo, e a parte il fatto che qui c'è sempre tantissima roba, quindi i colori ce li abbiamo sempre tutti quanti divisi. Però magari se posso usare questo e buttare dentro, che ne so, tipo il rosso e il verde, non è che mi dispiace. Quindi per 5 scontrini c'è sempre una confezione per ogni scontrino di acchiappa colore Grey. Qua vi lascio sempre comunque il tagliandino, così vedete com'è fatto. Poi nel primo scontrino ho messo le Dixandix, questo qui classico, dice pulito profondo 4 in 1, non li ho mai provati, quindi è per questo che l'ho fatto, per provare due prodotti mai provati. Uno sono i Dixandix e uno sono appunto gli acchiappa colore Grey, e vediamo un po' cosa ne viene. Poi invece nel secondo scontrino ho scelto di mettere il Dixanduo Caps Multicolor. Le Dixanduo Caps le avevo già provate in questa formulazione liquida, non mi ricordo, avevo provato quelle che avevano, questo qui era sempre liquido ma qua c'era quello in polvere, ed era stata una tragedia perché si vede ne era uscita una partita brutta e la parte in polvere si era rotta tutta quanta, quindi vi lascio immaginare per lavare quella roba che giri dovevi fare. Nel terzo scontrino invece ho messo Dixanduo Cup classico, e sì, anche queste qua appunto le avevo già provate. Nel quarto scontrino ho messo Dixandix, questo qui con la tecnologia antiodore, e dentro ci sono 25 pastiglie nelle Dix e invece nelle Caps sono 30. E sono in offerta al Bennett, ora non so se sono in tutti i Bennett, nel Bennett dove vado io, sì, a 5 euro. E comunque ho visto che il prezzo è molto molto più alto, perciò mi sembrava un affare. Di questa le partecipazioni sono illimitate, quindi potete partecipare quante volte volete. Ovviamente dovete fare scontrini diversi. In ogni scontrino dovrete mettere un Dixanduo Caps o Dixandix e un acchiappa colore Grey, mi raccomando, perché se non mettete questi due assieme non vi rimborsano niente. E poi nell'ultimo scontrino invece ho messo sempre Dixandix, però quelli multicolor. Ero proprio curiosa di provarli e niente, ovviamente adesso ho altri detersivi aperti che devo far andare, queste qui staranno lì e quando arriverà il loro momento le userò.
vi faccio vedere che anche gli altri grey, giusto per farvi vedere che li ho comprati veramente, perché veramente, cioè, se non li prendete assieme, quindi così, non vi rimborsano, mi raccomando, e se sapete, magari voi non li usate, sapete qualcuno che magari li usa, li potete al massimo regalare, che comunque con quello che ho visto che costano adesso erano in offerta, e anche qua io non è che me ne intendo tantissimo, però la confezione da 60 fogli e la confezione, non mi ricordo se da 20-30, era in offerta al Bennett tutte e due a 5,95 euro. Ovviamente io ho preso quella con 60 fogli, nonostante non sia appunto una cosa che uso normalmente, ma che vorrei provare ad usare in modo magari da smaltire più velocemente i panni che ci sono da lavare, e qui ce ne sono sempre tantissimi. Quindi per questo è tutto, per questa puntata diciamo è tutto. Se avete delle altre domande, se avete domande specifiche, fatemele pure qua sotto, che così al prossimo video io vi rispondo. Ricordatevi di iscrivervi al gruppo Facebook Risparmiando per avere tutte quante le informazioni, gli aggiornamenti necessari. Ci sono anche cose che magari durano un lampo e lì vengono pubblicate tempestivamente. In più vi lascerò sempre qua sotto il link per arrivare al sito, alla pagina del sito Wikideal, che vi riporta direttamente tutte quante le promozioni, i concorsi che ci sono attivi per i vari rimborsi. Mano a mano che io li faccio ve li farò vedere, cercherò di essere un pochettino più veloce nel farveli vedere o nel farli, perché adesso tipo lì per sopra sono andata alla fine del volantino, in modo che anche voi potete sfruttare queste promozioni. L'unica cosa che vi ricordo, mi raccomando, anche se io vi ho dato tante informazioni, se decidete di partecipare a uno di questi concorsi, cercate in genere nelle varie pagine, nelle varie pagine dei siti della promozione, del concorso, ci sono tre lineette in alto. Se cliccate lì sopra vi viene fuori giù un menu e in termini e condizioni c'è il regolamento. Mi raccomando, andatelo a leggere sempre tutto e bene, trascrivendovi sopra a un foglio, a un quadernetto, tutte le informazioni che vi occorrono per partecipare a quel concorso, in modo da non sbagliare, perché una volta che sbagliate, se mandate la partecipazione ed è sbagliata, non vi rimborsano. Se ve ne accorgete prima di registrare o di spedire, potete sì fare il rimborso e rifarlo giusto, però è comunque una perdita di tempo, obiettivamente. Quindi mi raccomando, scrivetevi bene tutto quanto. Se avete delle domande, scrivetemele qua sotto e io ve le cerco di rispondervi. E quindi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3.